Buongiorno a tutti. Una nostra cliente ci chiede, relativamente ai letti con box contenitore, è meglio il meccanismo di alzata semplice o il meccanismo di alzata doppia? In realtà la risposta è piuttosto semplice. Partiamo dall'estetica. In termini di estetica, un letto con box ad alzata semplice o ad alzata doppia non sono riconoscibili. Che il giroletto sia alto 25, 30 come questo, 35, 40 cm per i giroletti maxi, non riesco dall'esterno a determinare il tipo di meccanismo. Quindi in termini estetici non cambia nulla. Ecco un letto box contenitore ad alzata semplice. Vediamo che in termini di apertura l'approccio è esattamente lo stesso di un letto ad alzata semplice. Questo ad alzata doppia, ma scopriremo la differenza nel passaggio successivo. Vediamo che in termini di fruizione del contenitore non cambia assolutamente nulla. L'alzata doppia non ci dà alcun beneficio in termini di fruizione del contenitore. Qui vediamo una normale fruizione, in questo caso di un cuscino, posto all'interno del box contenitore. Come dice l'espressione, parliamo di alzata doppia nel senso che c'è un doppio movimento. Effettivamente, in questa posizione sblocco e rendo il piano rete parallelo al pavimento. In questo caso ho il piano rete più alto e posso facilmente rifare il letto alla mattina senza chinarmi. Questa è la vera differenza tra un letto ad alzata semplice ed un letto box contenitore ad alzata doppia. A questo punto chiudiamo il letto con un doppio movimento e quindi prima lo facciamo rifissare, avete sentito lo scatto, e poi lo chiudiamo. Devo ammettere che quello ad alzata doppia è un po' più duro in termini di pressione che devo esercitare rispetto a quello ad alzata semplice. Per chiudere semplicemente premiamo. Siamo tutti abituati a rifare il letto chinandoci lievemente ed ecco che questo, che è un meccanismo con box contenitore ad alzata semplice, un letto con box contenitore ad alzata semplice, si rifà come qualunque altro letto che anche non abbia il box contenitore, semplicemente chinandosi di una trentina di centimetri per arrivare al piano rete che normalmente è posto a 35-40 cm da terra. Riassumendo, quindi abbiamo detto nessuna differenza estetica tra alzata semplice e alzata doppia, nessuna differenza in termini di apertura del primo movimento, in termini di fruizione del box contenitore. L'unica differenza è la diversa fruizione del rifacimento del letto alla mattina e una differenza economica che poi dipende da modello a modello. Speriamo che questa risposta abbia soddisfatto la curiosità di chi ha posto la domanda e anche di altri che si potevano porre questo tipo di interrogazione. Se vi è piaciuto questo video vi preghiamo di mettere un like o di iscrivervi al canale e vi preghiamo anche di scrivere nei commenti eventuali domande che vi vengono in mente che verranno trattate nelle prossime puntate. Grazie e alla prossima, ciao!